Mandi a tutti e benvenuti a un nuovo video sul mio canale, questa volta inserito all'interno della rubrica L'epica romanza nel Medioevo. Col video di oggi andremo a trattare della classificazione della chanson digeste. Già nel Medioevo, nei tempi contemporanei, alla stesura delle chanson digeste, si era manifestata la necessità di classificarle e, in particolar modo, oltre a quest'ultime, in generale a classificare in quante categorie potesse essere suddiviso il genere epico. Una prima classificazione per cui, ci giunge direttamente insieme all'epica. Dal poeta Jean Baudelaire, il quale dichiara in apertura della sua chanson de Seine, che è risalente alla fine del XIII secolo, che il genere epico, in base al contenuto, possa essere suddiviso in tre diverse categorie e quindi presenta degli aspetti diversi e singolari che le caratterizzano l'uno dall'altro. Il primo è: in base alle caratteristiche che indica il poeta, noi possiamo identificarlo con quello che attualmente chiamiamo il romanzo arturiano, che veniva chiamato il racconto di Bretagna. E la caratteristica che appunto li andava a caratterizzare era l'essere vani e divertenti. Un'altra categoria poteva essere quella dell'epica di materia antica, chiamate dal nostro poeta racconti di Roma la Grande, che invece erano saggi e distruttivi. Infine, il poeta identifica una terza categoria, è quella che ci interessa più da vicino nel nostro percorso di studi, ossia la canzone digesta, che chiama racconti di Francia, e la caratteristica importante che la differenza dagli altri due tipi di racconti che abbiamo visto finora è il fatto che il contenuto della canzone digesta è veritiero, c'è un fondo di verità, di storicità, che la va a caratterizzare. Già precedentemente abbiamo detto che per l'appunto l'epica va spesso a braccetto con la storicità, in particolar modo viene rappresentato un evento che per quella popolazione è particolarmente importante. E appunto segna proprio la cultura di tale popolazione. Nello stesso periodo, un altro poeta ha invece dato una classificazione interna al genere della chanson de geste, ossia ha affermato che sia possibile creare dei raggruppamenti all'interno del genere stesso. Il poeta a cui sto facendo riferimento è Bertrand de Bar-sur-Aube, che all'interno della Girard de Vienne riesce a suddividere le chanson de geste in tre diversi gruppi narrativi. Questa volta il principio discriminante secondo il quale il poeta opera è quello del lignaggio. E quindi, secondo questa sua analisi, le chanson possono essere suddivise in queste tre categorie. E vediamo che in realtà, in base al principio di ciclizzazione della chanson de geste, il come Bertrand si sia avvicinato tantissimo a quella che anche la critica moderna rispecchia essere la realtà della suddivisione della chanson, delle chanson de geste. Il primo gruppo che possiamo identificare è quella del gesta del re di Francia, che corrisponde appunto all'attuale ciclo di Carlomagno. Il secondo è il ciclo di Dunda la Barba Bianca, che corrisponde all'attuale ciclo dei Vassalli Ribelli. E il terzo è quello della gesta di Marie di Moragne il Fiero, che corrisponde all'attuale ciclo di Guillaume d'Orange. Proprio per l'appunto abbiamo introdotto il come appunto la critica va a suddividere attualmente le chanson de geste, andiamo a vedere qual è il meccanismo che ci permette di creare questa suddivisione, che è proprio quello del processo di ciclizzazione. Cosa vuol dire?
La testimonianza di Bretagne in realtà non fa altro che riflettere il fatto che a partire dalla fine del XII secolo la materia epica cominciasse a essere organizzata in maniera ciclica, ossia a partire da un particolare nucleo narrativo si creavano delle altre storie che andassero anche a riprendere le origini, lo sviluppo di determinati personaggi o anche di un singolo personaggio. In un certo qual modo è ciò che avviene anche oggi, quindi è un meccanismo che non c'è per nulla estraneo. Se un film o una serie TV ha particolare successo tra il pubblico, viene creato un prequel che mostra ciò che è avvenuto prima rispetto all'arco narrativo trattato dalla serie o dal cinema. Ci sono tantissimi esempi. Per esempio, la saga di Harry Potter, che ha avuto un grandissimo successo, è stata poi continuata spiegando alcuni degli avvenimenti che sono successi prima, quindi in questo caso Grindelwald, il rapporto con Silente, eccetera, nella saga di Animali Fantastici. Ed è esattamente lo stesso principio. E in questo senso la critica moderna identifica i seguenti cicli che, come vedete, sono gli stessi che aveva già individuato Bretagne con l'aggiunta di un unico ciclo in più. Adesso andiamo a vederli. Tendo qui a aprire una piccola parentesi per spiegare un po' da questo momento in poi cosa accadrà all'interno del canale e come voglio gestire i video. Dato che parlare di tutti i cicli e in particolar modo delle varie opere che compongono questi ultimi avrebbe comportato il dover raggiungere un minutaggio davvero eccessivo in questo video, ho deciso di qui semplicemente elencarli dicendo l'opera più importante della quale si può dire di più di ogni ciclo, però poi di affrontare in video diversi il singolo ciclo, parlando in generale delle varie opere in un primo video introduttivo e poi successivamente soffermarmi in uno o più video, dipende dal materiale da analizzare, su un'opera in particolare, che sono per l'appunto quelle che ho riportato a fianco oggi in questa sede. Quindi andiamo a vedere. Come abbiamo detto, i primi tre cicli sono esattamente quelli che aveva già individuato Bretagne. Quindi troviamo il ciclo del re con la Chanson de Roland come chanson principale. Quindi in questo ciclo vediamo che il protagonista è Carlo Magno e un erede del suo lignaggio. Molto spesso questo ruolo viene ricoperto da suo nipote Orlando, come per l'appunto nella Chanson de Roland. Il secondo è il ciclo dei Vastalli Ribelli. Tutte le chanson che appartengono a questo ciclo sono caratterizzate dalla presenza di una dialettica tra il vassallo fedele e invece un sovrano ingiusto, mostrando in realtà un vero e proprio spaccato della politica dell'epoca, quindi basata su un sistema feudale che man mano stava appunto andando in crisi e implodendo su se stesso. In un certo qual modo, per quanto riguarda i contrasti tra membri appartenenti alla nobiltà, un certo seme del ciclo dei Vastalli Ribelli si ritrova anche nella Chanson de Roland, ma prendete tra virgolette queste informazioni che vi ho detto, nel senso che già nella Chanson de Roland è possibile notare che si sta creando una spaccatura all'interno del sistema politico che viene rappresentato, e questa frattura è tangibile nel rapporto, nella contrapposizione tra il personaggio di Gano e di Orlando. Il primo, Gano, identifica tutta quella parte della nobiltà ricca possedente di feudi, invece Orlando rappresenta quella parte della nobiltà che
pur essendo di nobili natali, non possiede ancora un feudo. E appunto per questo motivo, tra l'altro, entrano in contrapposizione questi due personaggi, ma è una cosa che andremo ad affrontare in un secondo momento, perché è uno degli argomenti principali per poter comprendere appieno la Chanson de Roland. Quindi quando parlerò di quello, sicuramente, cioè certamente, tornerà la questione della contrapposizione tra Gano e Orlando. Per quanto riguarda poi il terzo ciclo, ossia il ciclo di Guillaume d'Orange, che è anche noto con il nome della Gesta dei Narbordesi, parla per l'appunto delle vicissitudini di Guillaume d'Orange, del suo lignaggio, in particolar modo del suo nipote Vivien, però poi si risale all'indietro fino all'antenato principale della casata, quindi analizzando proprio tutto il lignaggio di Guillaume d'Orange. Ancora una volta andrò a trattare meglio e più nello specifico di questo nei video a parte. L'ultimo ciclo è appunto quello che Bretagne non era riuscito a identificare nella sua analisi avente come discriminante il lignaggio, ed è il ciclo appunto delle crociate, e a partire dalla prima crociata con la presa di Gerusalemme e quindi tutta l'analisi del personaggio di Goffredo di Bouillon, quindi il paladino delle crociate. Come ho detto, anche in questo caso andrò più nello specifico in dei video a sé stanti, proprio per poter analizzare in ogni minimo particolare, o meglio nei particolari più salienti, tutti questi cicli. Ok, anche oggi siamo giunti alla fine della nostra lezione. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo video in cui andremo proprio a trattare di uno di questi cicli che oggi abbiamo accennato, e mercoledì con il video di grammatica storica. Come sempre, se avete dubbi, perplessità, fatemi sapere interagendo tramite la sezione dei commenti o tramite gli altri miei social. E quindi non mi resta altro che rinnovare i miei saluti. Mandi a tutti, alla prossima!